Ciao a tutti, bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Autonauts vs Pirates, Pirate Bots in realtà. Dagli stessi autori di Autonauts, gioco che avevo portato mesi e mesi fa, ed è un gioco dove bisognava costruire la propria base e automatizzare personalmente i vari robot che avevamo come villici, in modo da automatizzargli, diciamo, le operazioni. Vai, raccogli, porta lì, porta di là, in sostituzione a quello che si fa normalmente in altri titoli dove bisogna costruire magari i nastri, i trasportatori. Insomma, in questo caso noi avremo i nostri robot e dovremo difenderci dai pirate bots, dai robot pirati. Il gioco uscirà il 28 di luglio, non so dirvi perciò ancora il prezzo, ma questa è una release candidate version, quindi è una versione proprio per recensioni, quindi in pratica dovrebbe essere la versione finale del gioco. Lo iniziamo subito, lo andiamo un pochino a esplorare. Ci sono 5 mappe, 5 territori. Rigel 7, Random Object, Tutorial. Ok, dai, lo proviamo, tanto non c'è possibilità di scelta, quindi siamo a impostazioni grafiche massime e andiamo a vedere. Il tuo progresso è automaticamente salvato ogni 10 minuti quando vedi questa icona. Stiamo approcciando il pianeta. Ehi, Chief Autonaut Kyo qui. Stiamo trasmettendo live da Denki, dal quadrante Denki, con i progressi dei miei villici. Like and subscribe. Sì, va bene. Ok. Seguendo il protocollo abbiamo programmato con successo centinaia di robot lavoratori per automatizzare in modo efficiente le industrie e prenderci cura della nostra comunità. Vedete, questa era l'automazione che facevano. E poi arrivano i Pirate Bots. Ah, questo mondo... ok... Vabbè, il mondo sarà nostro, insomma, ce lo prendiamo ed è tutto nostro. Quindi siamo nuovamente la rilevata invasione di Pirate Bot. E arriva l'Autonauts Defense Force Vessel, il vascello di difesa. Capitano, diario del capitano, data stellare 1234, siamo arrivati... Salvi, sani salvi su Rigel 7, insediamento di Rigel 7. Vabbè, abbiamo verificato il campo, il comando degli Autonaut è mancante, presumibilmente è stato rapito. I bot che sono rimasti sembrano funzionanti. Va bene. Il mondo adesso sarà sotto nuova amministrazione, i malvagi pirati e robot. Vieni a visitarmi nella mia fortezza, se hai il coraggio, ma prima hai bisogno di ballare con le... Insomma, vabbè, questo è un detto piratesco che non sto lì a... Anche perché non dovrei perderci tempo. Che benvenuto, sono 8-0 e sono qui per aiutarti. Queste cose meccaniche, insomma, si dividono in 5 zone. Hai bisogno di ricostruire questa base, assemblare un esercito e sconfiggere i Pirate Bots per prendere indietro, diciamo, il controllo, recuperare il controllo della zona e recuperare il Folk, quello rapito. Prima di continuare dovresti familiarizzare con le automazioni essenziali. Questa guida speciale contiene tutto quello di cui hai bisogno, che devi sapere. Segui i consigli, va bene. Allora, usa WPSD per muoverti, la rotellina per muoverti, X per focalizzarti. E qua praticamente ci muoviamo, ok. Tieni premuto Shift più middle click per ruotare la camera, sì, perfetto. Ok, Shift View, Reset Camera, fantastico.
Ma bisogna cliccare una destinazione per arrivare. Ok. Devo entrare in una zona. Shaded area. Abbiamo bisogno di coprire basic tools. Quindi. Ma non vedo la zona shaded però. Vediamo. Tanto ci stiamo muovendo. La Dark Zone Explored. Ok, no, dobbiamo andare e dovrebbe essere fuori, infatti, è quella lì. Ok, si esplora a quadranti. Ok, dobbiamo esplorarne tre di zone. Perfetto. Ora, puoi solo tenere un oggetto alla volta. Sì, infatti stiamo trasportando una roccia. Premi Q per gettare l'oggetto. Per recuperare, premi Q ancora. Ah, ok, l'abbiamo messo praticamente nel nostro inventario. Vedete, diventa una sorta di inventario alla tool belt in pratica. Tiene premuto Alt e trascina su un oggetto per vedere. Ok, tiene premuto A e punta un oggetto. Ok. Ma perché non me lo fa? Devo fare solo con altro, ok. Non abbiamo bisogno di questa pietra ora. Right click on the ground. Ok, e col tasto destro la butto, ok. Allora, seleziona questo per saltare, perfetto. Ok, abbiamo preso le basi. Come la tua tecnologia evolve, sblocchi ricette per costruire strutture, macchine e di più. Clicca sull'icona o premi E, quest'icona qui. Praticamente le strutture possono essere costruite sulle superfici piane e senza oggetti. Clicca sul crude workbench e clicca sul terreno per costruirla. La mettiamo magari, non so, mettiamo qui. Chiudi il menu struttura. Prendi le parti richieste per costruire la workbench. Clicca sulle fondazioni per costruirlo. Ok, log. Ok, prendo il log, lo porto là. Right click on the foundation, quindi arrivo qui e gliele butto lì. Ok, un log abbiamo. Vado a tagliare anche questo. Tengo premuto Alt. No, perché non me la batte? Vabbè, prendo. Ah, ma perché non me lo vuol far abbattere? Perché ci sono già i tronchi buttati a terra. Ok, prendiamo anche questo tronco. Vedete che tenendo premuto. Poi noi questa cosa ce la sta facendo fare perché, come in Autonauts succedeva, poi programmeremo i bot. Mi serve un altro stick, che è qua. Perfetto. Ok, puoi costruire tool base e parti. Ok, clicca sulla cosa per accedere. Possiamo costruire un'accetta con uno stick e una stone. Ok, colleziona le parti. Ok, abbiamo la stone che avevamo qua prima. Raccolgo e la deposito qui. E un altro stick che probabilmente è qua. Ok. Ovviamente deve piacervi il genere. Ok, stiamo costruendo l'accetta, dovremmo averla in inventario poi. Sì, ho cliccato per sbaglio sul terreno, ha scavato una buca, ma va bene.
Ok, no, abbiamo il first tool, il primo tool lo prendiamo e l'abbiamo in inventario adesso. Usalo per tagliare e fare le plank, quindi clicco qui e ci lavoro subito. Ok. No! Ah, devo tagliare, sì, per fare delle aste. Bella sta meccanica, mi piace molto. Ok, queste sono le basi, c'è molto da imparare e sono qui per questo. Posso insegnarti importanti lezioni. Tempo di sporcarti le mani. Allora, benvenuto all'Autonautpedia, il tuo riferimento per il fai da te, insomma. Ci sono missioni e ok, la tua campagna inizia ora. Ok, ok, dobbiamo fare queste cose. Passa il mouse sulle missioni. Ok, ad hoc user chisel to mine rock stone blocks. Ok, clicco qui. Ok. Ma potrò fare anche qualcos'altro, no? Crude pick. Ok. Beh, intanto abbattiamo alberi. Beh, dobbiamo fare questo, quindi dobbiamo tagliare alberi per completare Basic Forestry. Quindi dobbiamo abbattere 3 alberi, lo facciamo. Ovviamente al momento non si sta vedendo niente di quello che è l'automazione, magari si arriva a breve. No, la robotica lo si fa più avanti. Allora andiamo avanti. Beh, sono tante, eh? Bot assembly unit build. Vabbè, dai, abbiamo abbattuto questo. Soil dug, non so cosa sia, però dovremmo scavare, credo. E piantare le piante. Non so, ah qua, tree seed, la prendo, non posso prenderla. Ah, ok. No, devo piantarlo tipo qui. Sì, ho piantato. Solo che non mi ricordo come ho fatto a scavare prima la buca. Vabbè, fatemi riprendere. No, 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 lascialo, lascialo. Mollo lì. Fatemi riprendere l'accetta. Allora. Sì, anche scavare terra. Vabbè, intanto facciamo così. Vediamo se riusciamo a fare questo con una stone e una stone qua. Fastidio, butta l'accetta, prendi questo. Fin quando non avremo i bot sarà veramente un casino. Ok, e poi prendiamo dei rami, credo che dei rametti, sticks, li prendiamo da qua, dai. No, ma vedete, ah, cliccando col sinistro, ok. Ok, ottimo. Cioè, è più semplice di quello che sembrava. Allora, praticamente abbiamo. Ah no, ma lo fa con lo stick. Ah, ok, vediamo un po'. Sì, infatti, infatti, piantiamo 3 alberi, dai. Mettiamo un albero lì. Ok, e mettiamo un albero qui. Ok, ottimo. Compreso. Poi, ci sta una live alla grandissima su sto gioco. Butta questo lì. Prendi questo, piantalo lì. Prendi questo, piantalo lì e completiamo Basic Forestry. Perfetto. Adesso non mi ricordo più dove ho lasciato il. Ok, il piccone, eccolo qui. E scaviamo la roccia. Ah no, non possiamo. Questa roccia è troppo grande. Cosa me ne faccio io del piccone allora? Scusami.
Soil dug. Ah, devo scavare. Butta il piccone. Prendi il bucket. Perché avevo già fatto un buco prima. Per quello non me l'ha calcolato. Perfetto. Pick made. Dobbiamo fare tre picconi. Ok. No, no, no. Pianta di scavare come un pirla. Tre picconi. Ok. Perché qua vedete che ci sono degli ingressi. Adesso. No, stanno già crescendo le piante. Allora, prendo l'accetta e vediamo se riesco a fare qualcosa di tipo mollala lì. La roccia. Le rocce le prendo. Tanto sono tutte qua. Devo fare tre picconi. E poi magari. Sì, buttalo lì. Ok. Allora, voglio dare un'occhiata. Inventory? No. No, vorrei. Backpack slot? No. No, ma vorrei costruire. Bot assembly unit. Qua. Perché non sono stufo io di lavorare. Quindi mi serve log 2, plank 3. Dai, dovremmo avere quello che ci serve. Tanto gli alberi stanno crescendo a vista d'occhio. Abbiamo detto 3 2 log, 3 plank. Plank non ne abbiamo, quindi dobbiamo beccarcele. Prendo l'accetta, accetto l'accetta. Tagliamo questo. Perfetto, butta l'accetta. Potremmo automatizzare già magari una produzione di bot, uno che taglia, uno che pianta, non lo so, vediamo. Bot assembly, team non. Ah, dobbiamo fare un'unità. Allora, log 1, eccolo là. Ci serve anche. Vabbè. Va bene, ci serve una polla. Mettila lì. Un seme, una ghianda, insomma, per piantare l'albero. E poi delle plank, quindi bisogna rimettersi nuovamente al lavoro. Beh, allora, abbattiamo l'alberello. No, non è ancora cresciuto. No, giustamente se prendo il piccone non me lo fa. Dai. Vai, fammi delle assi. E tre assi e non bastano, quindi dobbiamo abbattere anche questo. Sì, ma sicuramente qua dietro ci sono altri alberi. Ok, buttala. Ok, prendi questo. Una. Due e tre. Perfetto, abbiamo un bot. Ah, ok. Allora, praticamente io posso registrare quello che lui deve fare. Allora, vediamo un attimino che cosa può fare lui di interessante. Lui potrebbe. Vediamo, abbiamo solo due casse. Adesso così vi faccio vedere la meccanica base di quello che deve registro. Quindi, anzi, no, non registrare. Stop. Prendi questo. Ok, gli do l'accetta. Poi, tu potresti andare a tagliare l'albero. No. Sì,
Sì, qui c'è proprio tutta la programmazione da fare. Però me lo spiegherà, credo, perché... Allora... Devo capirci. Repeat forever. No, 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 lascia perdere. Volevo insegnargli qualcosa, ma non mi ricordo come si fa. To me. No, allora, se io volessi fargli tagliare l'albero. Ah, qua c'è wait. Vabbè, niente, devo fare quello che mi chiede. Perché praticamente mi vengono chiesti tre picconi per poter arrivare a quello che serve. Perché probabilmente devo avere in mano io l'accetta e fare quello che mi dice di fare. Quindi dopo faccio anche un'accetta, perché dovrei aver finito i picconi adesso. Col crafting di questo abbiamo finito i picconi. La roba poi di ogni stazione viene depositata sulla zona di uscita. Fare anche axe. E una stone di nuovo. Ok. Un'ascia ancora. Ok, devo fare un'altra crude workbench ancora, vabbè. Facciamo un crude spade che dovrebbe essere la 3. Pale per scavare, tanto la merce richiesta è sempre quella. Ah, ma qua sono un pirla perché ho fatto questo, ma in realtà ci sono già questi bot che stanno facendo. Vabbè, sì, in effetti l'avevo anche detto prima, ci sono già vari bot che sono pronti a lavorare. Praticamente se io dessi, anzi, mi prendo un'accetta e prendo questo bot a cui avevo insegnato, praticamente in sintesi è, io a questo insegno, dovrei capire anche come fare a insegnargli, perché fatemi buttare. Gli do l'accetta, lo prendo, lo butto lì. Ok, io mi prendo l'accetta. Ok, adesso gli faccio vedere che cosa fai. Io adesso gli dico vai, taglia l'albero e lui capisce. Ok, a questo punto è giusto. Allora, trova l'albero più vicino, muoviti al bersaglio, usa l'item che hai in mano, quindi ovviamente è stupido, cioè programmato che se in mano un piccone, spero col piccone non ce la fa. Dopodiché, potrei dirgli di prendere il log e tagliarlo. Trova il log più vicino, taglialo, dopodiché gli dico di prendere. No, non tagliarlo ancora. Prendi
No, non mi devi tagliare anche queste. Potremmo fare che lui va e ripete questo per sempre. Ripeti per sempre. Perfetto, questo è programmato. Ok, play. E praticamente lui va e inizia. Ok. Poi potrò programmarne un altro, magari con una pala. Aspettate che butto questo. Mi prendo una pala io, la do a lui. Prendo una pala anche per me. No, 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 fermo. Va programmato con intelligenza. Perché? Perché praticamente questo lo prendo, lo butto lì e a quel punto parte il pannello di programmazione. Allora, io potrei dire, prendo la pala. Allora, non scavare. Devi muoverti col sinistro. Allora. Gianni, devi far così. Eh no, ma non. Mamma mia, va programmato. È un casino perché devo dirgli di prendere prima il. Allora. Prima cosa che fai è. Butta il tool. Drop all. Poi. No, perché deve scavare una buca? Quindi. Aspettate che prendo. Ok. No, no. Allora, prima cosa scava un buco. È un pericolo, sta cosa, perché. Ok, butta l'accetta, butta la pala, prendi questo più vicino e piantalo. E poi. Stop, ripeti tutto. Vediamo che disastri fa sto tizio adesso. Non è proprio il massimo perché vedete che inizia a farlo ovunque. Fermati per Dio. Vedete che lui sta prendendo. Ah, ok. Ha fatto il buco qui, ma l'ha piantato lì. Va ottimizzato. Comunque, questo è solo l'inizio perché adesso non trova più la pala. Perché la pala l'ha buttata lì, ma non è nel suo campo visivo, insomma. Il gioco è intrigantissimo come lo era anche Autonauts. Calcolate che Autonauts era così, ma senza i pirate bot. Hanno aggiunto questa cosa con i nuovi pirati, quindi ci sarà questa minaccia da fronteggiare. Il gioco sembra molto interessante perché è proprio un gioiello anche che vi aiuta a ottimizzare la programmazione, vi aiuta a ottimizzare i vostri villici con appunto un linguaggio molto semplice di programmazione. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!